tutti sotto la doccia, siamo in testa alla classifica, pari merito con il Real Madrid, e si conclude qui la rimonta al vertice. Siamo a fine settembre, io su Finalenti la carriera non la porterò. Voglio mettervi, e spero di esserci riuscito, in una condizione, in un mood che vi permetta e che mi permetta di goderci appieno questi ultimi episodi. Eros con il cross di Parejo e arriva con Ken il gol del 2-1. È rimasto a terra intanto Simeone, starà fuori 7 mesi. Simeone ha finito la stagione ed è un peccato, ci resta soltanto Ken. L'Atletico vinceva da tante, troppe partite, e in certi casi è anche un bene che sia arrivata una sconfitta potenzialmente indolore, perché è una partita che comunque possiamo rimontare nella sfida di ritorno tra qualche settimana al Banda Metropolitano. Per il momento però rimettiamo la testa sulla Liga, perché siamo senza il Ciolito da qui a fine stagione, ma abbiamo voglia di tornare a vincere. Lo facciamo nel giorno di San Valentino in casa della Spalmas. Pallone morbido scavato per Moise, che cerca spazio da lì, destro-sinistro, e poi cross verso il centro, messo fuori. Sta arrivando Alexander Arnold, quindi Saul per De Jong, pensa al destro, eccolo, respinto, ancora De Jong! Frankie De Jong si inventa il gol dell'1-0 in 2 tentativi, il secondo nettamente più bello, palla in fondo al sacco, 1-0 per i colchoneros con la firma dell'olandese. Mancano 20 secondi con l'Atletico in possesso di palla, Atletico che ha addormentato il match negli ultimi istanti di una partita che finisce ora. Vincono i colchoneros, 48 punti in classifica per la squadra di Marconi, che ne fa altri 3 adesso ovviamente, ma sarà così fino al termine della stagione. Capiamo che cosa ha fatto il Real Madrid e pensiamo ovviamente alla prossima partita. Continua a vincere anche il Real Madrid, come leggete in basso, e allora ovviamente pensiamo semplicemente all'Alaves, per poi, vi ricordo, chiudere l'episodio con le ultime 2 partite, che saranno contro Girona per il ritorno della semifinale di Coppa del Re, e infine quella contro lo Sporting Gijón. Formazione dell'Atletico ormai stratitolare anche oggi. Attenzione a Ken, si è mosso Saul, la palla deviata, sta arrivando al capitano che riesce a far la sponda per De Jong, che vuole ancora il destro, ci sta prendendo gusto. Rolon in calcio d'angolo, va Insigne a cercare la testa di Saul, traversa e salvataggio di Marin, poi sponda di Griezmann per Hernandez, che ha provato la rovesciata. Cerca Insigne di prima la sponda centrale per Griezmann, che sposta il pallone, poi può premiare ancora Insigne, lo fa, corre il 24 che entra in area, alza il pallone sul secondo palo, arriva Jelson in tuffo di testa e porta in vantaggio l'Atletico Madrid. Azione bellissima dei colchoneros, che ci hanno abituato in questa stagione a regalarci delle triangolazioni bellissime. Qui Insigne triangola con Griezmann, poi alza sul secondo palo, Jelson Martins in tuffo, 1-0 Atletico. Resta in possesso il Deportivo Alaves. Burghi la lascia a Locatelli, un po' di spazio e palla interna, gol dell'1-1. Ha pareggiato Ghidetti al 18esimo, qui però gol preso in modo stupido dall'Atletico Madrid, che lascia troppo campo agli attaccanti, in particolar modo all'attaccante svedese Locatelli. Pressione alta dell'Atletico che porta i suoi frutti. Allora Griezmann, c'è Saul vicino, palla per il capitano che se la porta sul sinistro e calcia! Saul l'ha voluto, lo ha cercato e ha trovato il gol del 2-1. Torna avanti l'Atletico con la firma del capitano. Parte Insigne verso Ken o Saul, nel dubbio la prende Rolon. Poi c'è che... che pensa anche al sinistro! Mamma mia! Nathan Ake! Un gol pazzesco da parte del 13, che ha calciato da casa sua. Non me l'aspettavo, non se l'aspettava nessuno. L'ha messa nel 7, fa 3-1 per l'Atletico Madrid. Un gol pazzesco da parte dell'ex centrale del Chelsea. Atletico 3, Alaves 1. Un bolide di Ake. Attacca bene Arnold, e allora Griezmann, doppio passo e va via. C'è il movimento di Insigne, Griezmann scava, occhio a Insigne al volo! L'ha messa dentro! Non ci sono più parole per i gol dell'Atletico Madrid, per i gol di questo signore qui, 4-1. Commentatelo voi, io sto zitto. Incredibile, un giocatore straordinario.
ha il 24 sulle spalle, ha un nome e un cognome, Lorenzo Insigne. Fuori per De Jong, pensa anche alla conclusione, oggi siamo coi piedi caldi, poi ci pensa Griezmann e la mette all'angolo, 5-1, la firma è di Antoine Griezmann, anche lui col bruttini. Saul, Ake, anche perché Saul sta ripartendo, Ake scava per il capitano che la lascia, Griezmann, 6-1, non so, ogni tanto facciamo una nazione carina comunque ragazzi, 6-1 dell'Atletico, e devo dire questo è molto importante, piccolo inciso, perché comunque se rimaniamo a pari punti con il Real Madrid la differenza reti già è a nostro favore, ma così migliora. E finisce qui con un grande Atletico che batte un modesto Deportivo Alaves 6-1, fischia lo stadio, noi siamo contenti perché ci presentiamo nel modo migliore al ritorno di semifinale di Coppa del Re contro il Girona, decide la doppietta di quest'uomo qui che avete visto inquadrato, Antoine Griezmann, ma una grande prestazione di tutti veramente. Eccoci al secondo atto della semifinale della Coppa del Re, Wanda Metropolitano, lo stadio, la partita è fra Atletico Madrid e Girona, o Girona come dicono gli amici catalani. Si riparte dal 3-1 all'andata per l'Atletico Madrid, questo è il tabellone, quindi grande favorita la squadra di Federico Marconi che ha vinto in trasferta per 3-1 l'andata, si prepara adesso a ospitare il Girona nel suo stadio per la gara di ritorno. Abbastanza schiacciato il Girona nei primi minuti all'interno della sua metà campo. Alderweireld, Saul che è il capitano, Hernandez, parte il cross di Hernandez e Ken mette dentro il gol dell'1-0, sono passati 6 minuti, schiacciato imparabilmente di testa Ken sul cross di Hernandez che vale la pena rivedere, giocata appunto verticale ed efficace con il colpo di testa di Ken a centro area, palla schiacciata nell'angolino, 1-0 Atletico dopo 6 minuti. Che spingono di nuovo a sinistra, stavolta con Insigne. Ken, tiro da fuori e arriva il 2-0. Saul ha segnato al minuto 12. La capriola del capitano, ha segnato il capitano Saul. Un'altra bella azione, un'altra iniziativa che si sviluppa sulla sinistra con Insigne, poi con Ken, il tiro di Saul con una leggerissima deviazione, finisce la sua corsa nell'angolino ed è 2-0, si ferma un attimo prima del contatto col pallone per calciare meglio Saul. Porto, Abraham, di fatto l'unico attaccante della formazione in maglia gialla, Alisi, Abraham, prova a mettere in area e arriva il 2-1 con la firma di Porto, che rimette in gioco il Girona, 2-1, prende coraggio la formazione in maglia gialla, la squadra allenata da Eusebio. Griezmann, De Jong, sempre e solo a sinistra gioca l'Atletico Madrid, qui con Insigne, eccolo il cross di Insigne, la rovesciata di Ken, il grande intervento di Camara, grande risposta, poi Pulisic, Insigne al volo, ma non trova la porta. Comunque senza complessi sta giocando il Girona, sotto di un gol e battuto nettamente anche all'andata nel suo stadio per 3-1. Occhio ad Alisi che batte da pochi passi e fa centro pareggiando i conti, 2-2 il pareggio del turco Alisi, ha colpito in contropiede prima con Portu poi con Alisi, adesso c'è Fofana. Alisi, grande dominatore della fascia sinistra, una buona iniziativa da parte di Mujica che mette dentro e arriva il gol del 3-2, ancora Portu. Mujica ha cominciato l'azione che Portu ha concluso firmando la doppietta, incredibile risultato rocambolesco e inaspettato al Wanda Metropolitano, Atletico 2 Girona 3, rivediamo ancora l'iniziativa con Mujica, il tocco leggero di Alderweireld sul cross che paradossalmente si trasforma in un assist ideale per Christian Portu. Atletico Madrid che ha sicuramente una proposta di calcio di grande qualità, seguiamo intanto Saul, ancora Saul va da solo, calcia fuori, ma deve curare la squadra di Federico Marconi assolutamente la fase difensiva. Allora prova a ripartire ancora Planas, Portu, grande dominatore della serata al Wanda Metropolitano con una doppietta, finisce qui
E sembra più che un giubilo, un sospiro di sollievo, quello dei tifosi e dei giocatori dell'Atletico, che passa il turno ma ha rischiato tantissimo. Dopo il 3-1 dell'andata, una grande vittoria, è arrivata la sconfitta in casa per 3-2, ma l'Atletico per quel gol in più passa il turno e va in finale di Coppa del Re. Ci sarà da lavorare per Federico Marconi e i suoi giocatori, perché bisogna fare di più per vincere il trofeo. Comunque l'Atletico va in finale. Si è giocata anche l'altra semifinale, quella tra Siviglia e Real Madrid. Era finita 2-0 all'andata e finita 1-1 al ritorno, e quindi le merengues ci raggiungono in finale. Si giocherà il 22 maggio 2021 e sarà l'ennesimo incontro, l'ennesima sfida, l'ennesima battaglia, l'ultima probabilmente, tra queste due squadre, e sarà un piacere andare a raccontarla, o meglio a giocarla, perché a raccontarla ci sarà, io vi ripeto, un ospite. Poi insomma fate voi, se volete divertirvi qui nei commenti a provare a capire, provateci anche. Io ovviamente non vi svelerò se la vostra risposta sarà giusta o sbagliata, perché lo scopriremo solo vivendo. Adesso però apro e chiudo una parentesi, perché vorrei dire, urlare un grazie enorme a Massimo Tecca, che ci ha raccontato queste due semifinali, ovviamente come in pochi sanno fare, perché insomma c'è tanta esperienza, c'è tanto talento, e quindi mi auguro che siate soddisfatti dell'ospite che ci è venuto a trovare in semifinale. Chiudiamo però questo mese e questo episodio, perché c'è l'ultima partita di febbraio, quella contro lo Sporting Gijón. Siamo alla fine di febbraio, avete visto poco fa inquadrato Federico Marconi con un'espressione concentrata, quella che ovviamente deve essere raffigurativa di una squadra che insegue i suoi obiettivi, in primis quello dello scudetto, ma poi anche la Champions, che ovviamente tornerà a marzo nel prossimo episodio con il ritorno, una sfida da rimontare, quella contro il PSV Eindhoven, ma poi anche la Coppa del Re. Siamo in finale, ormai se ne parla a maggio, a fine maggio, per chiudere praticamente la stagione, ormai si parlerà di quello, ma intanto godiamoci quest'ultima gara molto importante proprio per il primo obiettivo di cui vi parlavo, quello del campionato, perché il Real Madrid è a pari punti con noi, e quindi in questo momento, da qualche settimana a questa parte, chi sbaglia, si complica in non poco il proseguo della stagione. E allora vediamo di non essere noi quelli che sbaglieranno, speriamo di chiudere sorridendo l'episodio, speriamo che il sorriso sia a 32 denti, perché significherebbe che noi avremo vinto e magari il Real no. Lo sapremo tra 90 minuti, e allora la tocca a Ken, è cominciata Atletico contro Sporting Gijón. Ah, ma resta avanti l'Atletico, sempre Gelson al cross morbido, Griezmann! Esterno della rete, sarebbe stato un grandissimo gol. Kofi, largo sulla sinistra per Moriglia, sponda centrale e poi palla verticale per Lod. Spalle alla porta il 17, fa salire Moriglia, che si fa vedere, scava sul primo palo, arriva il gol dello Sporting Gijón, buca l'intervento Kimpembe e segna Djurevic il gol dell'1-0 al minuto 23, e avanti la squadra ospite. Fatto un movimento profondo Ken, pallone per Saul, internamente si muove Griezmann, attenzione al numero 7 che si allunga, il pallone va da solo, poi sinistro, Antoine Griezmann, quando serve c'è sempre lui, 1-1 ed è gol. Di poco, perché la palla in teoria qui non entra tutta, se volessimo essere proprio... Anzi sì, infatti perché ci hanno fatto vedere quel frame? Entra tutta sì. Rilancio di Marigno, di testa Moya, subito Neo è entrato, poi Griezmann da Pareco, si è infilato Gelson, visto e servito, grande palla di Pareco per Gelson, in area, la mette per Ken, che non può che segnare il gol del 2-1, remontata dell'Atletico, che va in vantaggio ancora con Moise Ken. E in un momento di forma pazzesco segna a ripetizione e siamo avanti noi. Va Pareco dalla bandierina a cercare Ken. Marigno nega la doppietta al 20. A che? C'è ancora tempo per una manovra dell'Atletico Madrid con Pulisic. Si accentra in pieno recupero, va da Pareco che vuole pensare anche al tiro, è in zona tiro e calcia in porta, ma non la trova, non trova ancora il primo gol con i colchoneros. E il tempo è finito, ha vinto l'Atletico Madrid in rimonta sullo Sporting Gijón, che si è dimostrato un avversario molto più ostico di quelle che erano le sensazioni alla vigilia, anche perché noi avevamo il miglior attacco, loro la peggior difesa, e quindi un Atletico che dunque fa 54 punti alla fine del mese di febbraio. Ora vediamo che cosa ha fatto il Real Madrid, tornando al discorso
del prepartita. E Real che fa semplicemente il suo lavoro, quindi vince sul campo del Celta Vigo, insegue a 54 punti, anche se noi abbiamo una migliore differenza reti e siamo anche messi meglio negli scontri diretti, quindi siamo sopra. E allora finisce qui questo episodio molto lungo, composto da ben 7 partite, episodio nel quale sono successe molte cose belle e anche qualcuna di spiacevole che abbiamo già raccontato. Si aprirà il prossimo episodio tra qualche giorno, ovviamente con questa sfida molto delicata, perché l'Atletico torna in campo in casa contro il PSV Eindhoven, dovrà rimontare la squadra di Marconi il 2-1 dell'andata, un'altra spagnola, vale a dire il Real Madrid, dovrà rimontare il 2-0 dell'andata contro lo Sporting Lisbona, così come il Barcellona, che ha perso a sorpresa contro la Lokomotiv Mosca. Mentre all'andata il Tottenham aveva battuto il Borussia Dortmund per 3-2, sugli altri campi il Paris Saint-Germain dovrà rimontare l'iniziale vantaggio del Napoli, parità assoluta tra Inter e Manchester United, Manchester City e Juventus e Liverpool e Roma. Quindi attenzione a questa sfida, che è un grande classico del calcio storico, soprattutto di Champions. Ho visto una cosa molto interessante al volo, poi chiudiamo, vale a dire la classifica marcatori, perché ce ne sono due, uno perché l'altro ha finito la stagione, in testa, ovvero Simeone, che appunto, ripetiamo, la stagione l'ha conclusa per infortunio, ma soprattutto Lorenzo Insigne, che con 5 gol e i 4 anche di Griezmann, che comunque è lì, è in testa alla classifica marcatori, quindi speriamo in un gol qualificazione proprio da parte di Lorenzo il Magnifico. Lo scopriremo solo vivendo, lo scopriremo tra qualche giorno con un nuovo episodio. Un bacione, never give up e bella riga.